questa puntata, aree interne, sanità, mobilità ed emergenza ungulati tra le priorità, salute, estendere uso del test prenatale non invasivo. Antisemitismo, aula approva all'unanimità due mozioni. Mostre, Mazzeo inaugura l'Imperfect, il volto migliore della Toscana. Libri, Valore Val d'Orcia, presentato a Palazzo del Pegaso. Aree interne, sanità, mobilità ed emergenza ungulati tra le priorità dell'Arcipelago Toscano. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza, non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Allora, è una proposta di legge che dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, il tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario, che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente dal punto di vista sostanziale le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in commissione da Fratelli d'Italia, e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito. Progetto interessante, il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale, consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne, e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste, e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo, dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. Queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del centro-nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci
o di andare a viverci. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Salute, estendere uso del test prenatale non invasivo per le donne toscane in gravidanza, lo chiede una mozione, prima firmataria Elisa Montemagni della Lega, approvata in aula all'unanimità. Sullo screening prenatale semplicemente io ho chiesto che si faccia quello che è stato fatto nelle altre regioni. E in Toscana abbiamo il NIP test che si fa tranquillamente utilizzando le analisi del sangue, quindi a rischio zero sia per la mamma che per il feto, che è uno screening che valuta la condizione delle trisomie del bambino nei primi mesi proprio di gravidanza. E in Toscana il 50% viene ovviamente pagato dalla regione, però ci sono regioni dove questo viene invece dato gratuitamente, e riteniamo che sia invece utile anche in Toscana portare avanti una soluzione di gratuità per questo test, perché riteniamo che sia, a parte, molto meno invasivo di tanti altri e che sia assolutamente più efficace rispetto al B-test che facciamo, ma questo non lo diciamo noi, lo dicono i dati. È attendibile fino al 99% e quindi ha un'attendibilità estremamente alta, e sappiamo benissimo, le donne che ci sono passate lo sanno, che chi invece va a fare il B-test è una somma comunque di fattori in cui per esempio incide tantissimo l'età, quindi sopra i 35 anni rischiamo di vedere dei valori sballati che ti portano a fare ulteriori accertamenti che spaventano la mamma e che magari oltretutto diventano anche costosi per il sistema sanitario, perché quando si fanno accertamenti ovviamente vengono pagati. Questa è una soluzione per cercare di risparmiare e di avere risultati più attendibili. In altre regioni è già gratuito e chiediamo che sia gratuito anche da noi in Toscana. Antisemitismo, l'Aula approva all'unanimità due mozioni. La prima era una mozione di una consigliera di opposizione alla quale abbiamo aderito come Partito Democratico, con alcune correzioni, con la quale si chiede di adottare e di interpretare il riferimento all'antisemitismo secondo la definizione dell'IRA, che è una definizione internazionalmente riconosciuta, molto rilevante, che chiarisce e declina la parola antisemitismo e ne consente una comprensione, diciamo, anche attiva dal punto di vista delle idee e della sua attualità. La seconda mozione era una mozione invece del Partito Democratico da me promossa, che voleva attivarsi presso le istituzioni europee per trasformare i viaggi ad Auschwitz in un vero servizio civile della memoria. Ho fatto l'esperienza personale di accompagnare un treno di 500 ragazzi a Auschwitz e ho visto che cosa succedeva in loro e ho percepito che cosa succedeva in me quando tutte le notizie che avevo e le cose imparate su Auschwitz e sulla Shoah diventavano esperienza diretta. Io ho avuto anche il privilegio di essere lì con le sorelle Bucci, Andra e Tatiana, e di poter ascoltare dalle loro voci il racconto di due bambine internate nel campo. Questo tra un po', per ragioni biologiche, non sarà più possibile, stiamo perdendo gli ultimi testimoni, e un modo per conservare la memoria è quello appunto con la provocazione che si è lanciata oggi dal Consiglio regionale e che è stata accolta anche dalle opposizioni, e mi fa molto piacere, di chiedere alle istituzioni europee di istituire un obbligatorio servizio civile della memoria. Ogni diciottenne dovrà frequentare i campi per poter avere un'esperienza della memoria più diretta possibile, perché non è la stessa cosa
che imparare sui libri, vedere quei luoghi. Ecco, è una provocazione alta, però riteniamo che questo sia anche uno dei nostri compiti, quello di alzare lo sguardo e di cercare punti di caduta sempre più alti delle cose in cui crediamo e delle urgenze che percepiamo anche nella costruzione di un capitale di cittadinanza, di cittadini dei nostri paesi, ma anche di cittadini europei. Inaugurata la mostra L'Imperfect al Centro Expo Ciampi di Firenze. Un messaggio forte, un messaggio emozionante, il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi più giovani, degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro, I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti, io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona al centro. E questa mostra, stupenda perché realizzata da ragazze e ragazzi, rappresenta il volto dell'Italia migliore. Allora un grazie a loro, un grazie ai docenti, un grazie alle amministrazioni comunali. Davvero oggi sono orgoglioso di ospitare questa mostra da un significato forte e profondo in Consiglio regionale. Assolutamente, il messaggio è completo, nasce dai ragazzi della scuola, dall'istituto comprensivo di Montaglione e Gambassi, un lavoro talmente bello, non l'abbiamo stampato l'anno scorso perché ci sembrava importante lasciarne traccia e perché poi è stato inviato a tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi, ma poi l'inaugurazione di questa mostra ci sembrava importante perché presso il Palazzo del Pegaso anche tutti i cittadini possono venire nei prossimi giorni a vedere questa mostra, che è un messaggio di forza, di fiducia, di vicinanza, di, come dire, anche di un messaggio che arriva dai ragazzi per la comunità, per lo stare insieme in un periodo come questo, purtroppo funestato dalla guerra, è un messaggio veramente importante di speranza. Libri, presentato a Palazzo del Pegaso, Valore Val d'Orcia, il saggio di Lorenzo Bonecchi e Cristiano Pellegrini racconta un paesaggio che è diventato un fenomeno sociale ed economico. Ma il valore della Val d'Orcia raccontato in un libro straordinario che rappresenta un territorio che è un patrimonio per l'umanità, lo è per se stesso, prima di tutto lo è per la Toscana, lo è per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, e quindi c'è un racconto di un libro che fondamentalmente spiega come si è creato valore nel tempo, come negli anni si è conservato questo valore e come questo valore può, a mio avviso, essere redistribuito fra quelle persone che vivono la Val d'Orcia. Per me è un onore poterlo presentare qui in Consiglio regionale con gli autori, perché la Val d'Orcia è stata riconosciuta dal Consiglio regionale come un territorio economico, turistico, un ambito speciale che è il più piccolo della Toscana, ma nel contempo produce il più alto valore aggiunto di ricchezza della Toscana. Quindi la soddisfazione di vedere un testo che racconta questo percorso, che la politica ha saputo riconoscere e nel contempo le istituzioni hanno il dovere di valorizzare. Valore Val d'Orcia è un saggio giornalistico che parla appunto della Val d'Orcia dal punto di vista economico e sociale, di come questa zona al sud della provincia di Siena sia cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 30 anni dal punto di vista appunto economico, sia in appeal, in brand, quindi è sempre più conosciuta grazie alle proprie icone paesaggistiche, i cipressini di San Quirico, il potere Belvedere, la cappella di Vitaleta, è stata la location di film di grande successo come ad esempio Il Gladiatore, film da 6 premi Oscar, una location che oggi è visitata da turisti di tutto il mondo. Negli ultimi 30 anni la Val d'Orcia è cresciuta anche nelle strutture ricettive, aveva 47 strutture in tutti e 5 i comuni della Val d'Orcia nel 1992, ne ha oltre 500 oggi. È un saggio giornalistico che prova a dare la risposta alla domanda delle domande, perché questo paesaggio negli ultimi 30 anni ha acquistato questo valore universalmente riconosciuto nel mondo, quali sono, diciamo, i limiti che si possono raggiungere in uno sviluppo che è un valore che non è soltanto sociale, psicologico, ma anche e soprattutto economico, e è uno strumento che mettiamo nelle mani degli amministratori perché possano farne un buon uso.
Ma è ovviamente un onore essere qui a presenziare la presentazione appunto dei Valore Valdorcia, scritto da Cristiano e Lorenzo, entrambi miei, fortunatamente miei concittadini. È ovviamente uno strumento che getta le basi sia per noi amministratori più giovani o comunque un po' più anziani, per interrogarci su quello che può essere il punto di sbocco o comunque la svolta per il nostro territorio, per non cadere in quella che è la globalizzazione o comunque la massificazione dei nostri luoghi, quindi rimanere un po' più a livello umano e quindi a misura d'uomo.